vicepresidente dell'associazione Laudato Si, e non è un caso che abbiamo deciso di chiamare lui, perché in realtà questo di oggi vuole essere proprio una discussione assolutamente aperta e plurale su una domanda particolare, che è quella per cui abbiamo dato il titolo alla nostra serata, che è anche il titolo del congresso di Sinistra Italiana, che è un mondo giusto a un cuore rosso e verde. La domanda su cui inizieremo a discutere con Mario, ma poi naturalmente vorremmo discutere con tutti e tutti voi, è come si fa a tenere assieme la giustizia sociale con la giustizia ambientale, perché in realtà le trasformazioni climatiche stanno creando un aumento enorme delle disuguaglianze in molti campi. Mario poi ce ne parlerà diffusamente, dalle migrazioni a tutte le enormi trasformazioni sociali che la crisi ambientale determina, e noi riteniamo che questa discussione debba essere una discussione davvero plurale, aperta, che non ci sono purtroppo delle ricette facili. Per fortuna l'associazione di cui Mario è vicepresidente se ne occupa in maniera egregia e molto bene, e stasera qui ci sono delle persone che come Mario non sono iscritti a Sinistra Italiana, perché in realtà noi vogliamo effettivamente un contributo di tutti e tutte. E, a parte il ringraziamento assolutamente non formale a Mario, io dirò giusto due cose, poi magari nel corso della serata, se riusciremo, interloquirò anche specificamente sul tema. Volevo semplicemente dire che questo di Como vuole essere anche un piccolo passo anche per andare avanti localmente, perché noi vogliamo un confronto che non sia dettato dai posizionamenti, ma che sia un confronto sui contenuti, perché se ci lasciamo imbrigliare, come è stato nel passato e come purtroppo è ancora oggi, da logiche di posizionamento, temo che ridotti al lumicino, come siamo tutti noi, perché le metto tutte insieme, tutte quante le sinistre, noi non riusciremo a uscire da questo pantano in cui siamo finiti, e quindi spero che davvero prevalga un confronto sui temi e non un confronto sui posizionamenti. L'unica ultima cosa che voglio dire è che noi di Sinistra Italiana siamo assolutamente consapevoli di essere parte della crisi che attraversa le sinistre, soltanto che speriamo di riuscire a essere anche almeno parte della soluzione di questa crisi, e con questo spirito ci apprestiamo a questo incontro di questa sera, e un incontro simile ovviamente con numeri differenti ci sarà anche a Roma il 15, e quindi sono dei piccoli passi perché questo nostro percorso congressuale non sia un percorso legato esclusivamente a noi stessi, ma sia un percorso aperto anche agli altri. Io sinceramente darei subito la parola a Mario, dicendo un ultimo piccolo concetto che mi sembra fondamentale in questo momento, che noi vediamo in Italia, ma anche qui a Como in città, un'ampia disponibilità alla mobilitazione, però c'è un profondo scollamento
tra la mobilitazione e la politica organizzata. Si è depositata ancora una volta, sembrava che in qualche modo riuscissimo a superarlo, una distanza tra la situazione diciamo del palazzo e quella dei movimenti, delle associazioni, delle reti, e una distanza che va evidentemente colmata, sia perché le pratiche sociali senza una rappresentanza politica purtroppo rimangono delle ottime iniziative, anche molto soddisfacenti, però non riusciamo a cambiare realmente nel nostro paese, nell'Europa, nel mondo. E viceversa, la politica fatta solo nei palazzi, senza rendersi conto che esiste, che esistono dei movimenti nella società, che esistono delle esigenze, rischia di accrescere invece che diminuire questo scollamento che c'è tra la politica nelle istituzioni e quella fatta nelle piazze. E allora il tentativo, secondo me, deve essere per noi quello di cercare di dare anche voce a quelle che sono i movimenti che attraversano la società, dare questa voce anche all'interno delle istituzioni. Ora siamo troppo, diciamo che non abbiamo un grande, una grande presenza all'interno delle istituzioni, infatti contiamo molto poco. Prima cosa, lo dico in modo molto sereno e comunque anche molto esplicito, noi non siamo per niente soddisfatti di come sta andando avanti questo governo, perché questo governo, che è nato ovviamente per liberarci dell'innominabile, perché io non lo nomino nemmeno in questo nostro contesto, ci ha dato un sollievo immediato, ma naturalmente se non riusciremo a fare delle cose sensate e differenti, noi rischiamo addirittura che alle prossime elezioni l'innominabile, invece di diminuire il suo consenso, lo aumenti ulteriormente. E allora la domanda per Mario è una domanda, diciamo, semplice, ma dalla risposta complessa: come tenere insieme giustizia ambientale e giustizia sociale? Più o meno una domanda cosmica, ecco. Ma io vorrei mettere le mani avanti rispetto al ragionamento che poi proverò a fare, e esprimo tutto il mio pessimismo nel tentativo di ricostruire la rappresentanza politica a partire dalle formazioni che sono state sul campo sconfitte, anche per delle ragioni molto più grandi della loro stessa identità e forza, ma che non possono assolutamente essere rimosse. Noi troppo spesso continuiamo a ragionare come se fosse possibile una ripartenza che non tiene conto di come il cambio generazionale e il contesto dentro cui si rappresenta la nostra volontà di giustizia climatica e ambientale e non sociale. E sociale, ho detto, scusa, climatica e sociale, non trova assolutamente forma di rappresentanza. Non ve lo devo dire io, ma se voi accendeste la televisione adesso, trovereste che tutta
l'energia della politica è diretta secondo priorità e secondo interessi che non incrociano minimamente la realtà quotidiana e soprattutto, questo è importante perché me ne rendo conto con più difficoltà man mano che passa il tempo, che incrociano le aspettative di futuro delle nuove generazioni. Cioè io vi racconto una cosa che fa sorridere. Ho 5 nipoti che amo moltissimo, ovviamente, come tutti voi. Vedo che siete tutti di un'età per cui più o meno tutti avrete dei nipoti. E quando siamo stati a Venezia l'ultima volta, la mia nipote veramente solare, che si chiama Clara, in piazza San Marco mi ha detto: sai nonno, penso che la tua età qui non si può più venire. Che è una cosa, non so, quando io penso, quando avevo 12 anni, 13, o andavo al liceo a Como, o facevo poi l'università e poi passo al sindacato, non avevo assolutamente orizzonti temporali dentro cui finiva un'esperienza che io stavo praticando. E allora è la prima riflessione che volevo, prendetemi così questa sera, ecco, molta libertà. La prima riflessione è che non è mai capitato a una generazione di dover contare il tempo all'indietro. Cioè nel 2050 basta CO2, se no chissà cosa succede. Nel 2100, cioè io non ho mai pensato, quando avevo 12-13 anni, cosa sarebbe successo nel 2020, no? Perché ero convinto che l'espansione delle forze, le chiamo proprio in termini molto politico, produttive, e le forze sociali avrebbero garantito un miglioramento sotto tutti i punti di vista rispetto alle condizioni da cui partivo. Per questo valeva la pena anche di militare, di farsi rappresentare e di lottare politicamente. Non so se ho detto lottare, farsi rappresentare. Ora, siamo di fronte a un passaggio che le nostre radici non sono in grado, parlo delle nostre ricette, io sono convintamente di formazione marxista e dentro l'alveo della sinistra, ma ho ormai la convinzione che le mie radici non sono sufficienti a individuare il profilo di come uscire da questa fase di crisi. Se lo fossi, mi riduco a testimoniare rispetto a quelli che sono, guardate come sono espliciti, i presunti errori del passato che ci hanno portato a questa sconfitta. Non si può continuare a ragionare così. Non si può tra di noi rimproverarci che cosa nel 73, nell'82, nel 94, nella cosa abbia mutato i rapporti di forza. Perché chi riceve questo nostro messaggio è incapace di decifrarlo. Non ne faceva parte. Oggi, e questo è il punto che mi sembra più importante da sottolineare,
il passo in avanti, se non la vittoria definitiva, per fortuna, ma delle destre è quello di averci ancorato al presente e di averci tolto qualsiasi visione o capacità di decisione discriminante rispetto al futuro che ci aspetta. E la questione climatica è lì da vedere, insomma. Cioè, nella migliore delle ipotesi, la speranza è che non accada troppo presto, che ci risparmi il prima, il dopo possibile. Guardate che da questo punto di vista la formazione, ad esempio, di tutta la sinistra era stata molto rigorosa al riguardo. Cioè, il futuro è la proiezione delle forze che mettiamo in campo noi adesso, non del caso, del, no? Oggi c'è con grande determinazione tolta la facoltà di decidere sul futuro. Cioè, ogni giorno una notizia sposta a quella del giorno precedente, la prescrizione, Renzi che abbandona, non so, domani ce ne sarà un'altra. Cioè, ogni giorno la nostra prospettiva viene rinchiusa in un arco temporale che non ha capacità di influire sulle azioni successive per cui è nato il fare politica, l'essere rappresentato e contare quando si va alle elezioni. Uno non va alle elezioni per impoverarsi quando Rifondazione ha rotto con... No, evidentemente. Eppure questo miracolo, se volete, ma non di livello nazionale, ma di livello globale, è stato raggiunto con una insistenza e con una capacità di convinzione agita attraverso delle forze formidabili. Tutta la stampa, tutto il negazionismo, tutta, insomma, ritorna perfino l'idea che il sionismo o la Shoah abbiano le stesse origini e formazioni senza nessuna discussione in campo a contrastare queste cose, no? E talora, no, si soprassiede su questi svarioni enormi rimandando la discussione agli esperti. Cioè, ormai noi siamo, e la riconduco, vedete che parlo in maniera molto libera, noi siamo non rappresentati. Quello che ci diciamo qui, ve l'assicuro, non uscirà da qui, almeno allo stato in cui siamo oggi, no? Avete qualcuno a cui affidarlo? Avete tra quelli che si presentano alla sera dalla Lilli Gruber qualcuno a cui dire: guarda che a mio giudizio la mia nipotina mi ha detto che fra 60 anni non si arriva più a mettere i piedi asciutti a Venezia? Allora, questa drammatizzazione che ho voluto introdurre porta a un secondo passaggio, questo più fecondo, se volete. Cioè, io ho l'impressione che l'unità delle forze che si occupano, diciamo genericamente, di una maggiore giustizia sociale e della
conservazione della biosfera siano forze maggioritarie e assolutamente annientate dal negazionismo, cioè, che è un problema politico, no? Cioè, non è che queste forze si sono convinte che quei problemi non ci sono, anzi, io frequento moltissimo riunioni con gli studenti, incontri, ma c'è un pullulare di questa di questi virgulti. Direi che siamo di fronte a mille getti, a mille fioriture che non si collegano mai in un campo coltivato. Non c'è, a mio giudizio, così semplifichiamo o complichiamo il problema, oggi una forza che unisca quel campo. Non c'è il PD, anzi, secondo me, lo posso dire, ho qui anche un amico che forse è legato a queste cose e sa con che dolore lo dico, il PD forse fa del male in questa direzione oggi. È il mio parere. Credo che forse in questo momento non c'è forza a sinistra che abbia l'intuizione di ripartire dai contenuti e non dai conti da saldare tra di noi. E qui provo a dire che cosa c'è di veramente nuovo sul piano dei contenuti. Allora, la mia esperienza è sorprendente per alcuni. Io vengo da una militanza politica, dai movimenti, dal PC, da un periodo addirittura anche in fondazione, poi in SEL, da una lunga esperienza sindacale, questa il più unitaria possibile, pur essendo stata collocata sempre con un certo risentimento a sinistra, no? Perché uno non capisce perché deve pagare il fatto di essere stato sinistra. Però dentro questa fiammata, se volete, di concretezza e di esperienze, io riesco a individuare ancora oggi due punti di enorme solitudine e abbandono. Uno è il lavoro. Insomma, io sono uscito dal sindacato nel 1998. Il sindacato non è più il luogo dove riporti l'elemento di non tanto o soltanto contattazione e potere, ma l'elemento di valorizzazione della tua cittadinanza. Cioè tu sei uguale agli altri, anche quando varchi i cancelli o le porte dell'ufficio. È un'esperienza che nessun giovane fa più. Quindi la solitudine del lavoro, se volete. Dall'altra, la negazione di quanto possa finire l'esperienza, dico una cosa grande, del genere umano così come lo conosciamo. Naturalmente, detta così, uno dice, beh, è andato un po' fuori di testa. Qualche esempio? Oggi a Malpensa, me lo telefonavano due delegati che sono ancora legati, per lo sciopero di Air Italy, 1000 dipendenti a Malpensa sono usciti dal lavoro e sono andati con i cartelli nel... come si chiama il luogo lì dove si fanno i biglietti, in 41. Non so se avete idea cosa voglio dire.
Cioè, gli hanno detto ieri che per loro non ce n'è più, ma non è che le hanno avvisate. E si sono trovati lì in 41. Devo dire che io avevo fatto l'esperienza 4 mesi fa di andare con Landini, che è mio amico, a Malpensa a fare un'assemblea perché i lavoratori si sentissero, nonostante abbiano 62 contratti in quel posto lì, il più possibile uniti. E qui hanno avuto una riprova spaventosa. L'altra, se volete, i miei parenti che abitano a Zoagli mi chiedono se gli trovo casa qui, perché da loro non si riesce a, come dire, a sviluppare un'attività e a garantirsi una ricchezza, in quanto il clima distrugge ormai in una maniera ossessiva e coerente le loro risorse. Gli butta giù, gli caccia la barca sotto, cioè una volta noi pensavamo, quando io andavo in pensione, di andare da loro in Riviera, ma a Vigna. Ecco. Allora, queste due questioni. Il lavoro che non è più fonte di dignità e valorizzazione, no? Da una parte. Dall'altra, il fatto che il territorio dove abitiamo non ha più per noi quell'elemento di sicurezza e di garanzia che ci era dato abitualmente. Ho visto prima questo amico di Barni che spiega che cos'era quell'orto, che cosa diventa la nostra campagna o le nostre. Ho fatto 4 giorni fa un'assemblea a Piadena dove mi spiegavano che non ci sono più le rane nei fossi. No, non ci sono. Però, per non procedere solo per immagini, vorrei dirvi che occuparsi di come rimediare alla solitudine nel lavoro e all'accoglienza dei nostri territori, da cui, se da tanti, così prima o poi possiamo perfino noi diventare migranti. Quelli di Zoagli mi dicono: io vorrei venire in Lombardia, insomma, tra 20 anni, insomma. Guardate, le rotonde da noi sono tutte piene di ulivi, no? Ormai viene avanti una... Ecco, questa dimensione della la funzione che l'uomo e la democrazia che lo rappresenta può riprendere per consentire ai nostri figli e nipoti di avere una convivenza, una socialità, una capacità di riproduzione, perché anche questo è un problema, e un lavoro degno, solo o no un argomento per riunire finalmente le nostre forze senza farci i conti al coltello su quando abbiamo abbandonato la strada maestra. Guardate che da questo punto di vista un buon studioso di Gramsci o di Marx confuterebbe questa nostra insistenza, Cioè, ciascuno di loro si occupava di com'era la catena di montaggio allora, di com'era la fabbrica degli spilli allora e di come ci si poteva organizzare per superare gli elementi di discriminazione. Ho detto discriminazione. È una parola questa
usatissima addirittura da un papa, cioè, che se volete un altro punto che volevo, l'ho detto a tavola da loro trattare, ma è mai possibile che io mi rivolgo come se fosse la sinistra qui, magari no, c'è cioè di tutto, però fate conto che questo mi interessa di più. Ma è possibile che la sinistra non colga la novità di un papato che anziché dividere, io me lo ricordo, Leone XIII crea la Rerum Novarum per creare la CISL diversa dalla CGL, o no? Questo qui ci dice, guardate, voi dovete stare insieme. Perché se non state insieme, probabilmente non ce n'è, non sopravvive questa cosa strana, perché è un po' strano che noi non ce ne siamo mai occupati, anche a scuola, anche noi siamo su un pianeta che ha intorno un sottile strato di atmosfera da cui dipende il fatto che qui è nata la vita, perché se non ci fosse la radiazione solare che intercetta le molecole di anidride carbonica e porta da meno 15 a più 15 la temperatura, non sarebbe nato nessuno. E guardate che è una cosa buffa questa, Cioè, nato nessuno vuol dire che nessuno avrebbe osservato questo sistema, l'universo, se volete, e si sarebbe occupato dei giorni a venire. Allora noi abbiamo, come dire, una specie di input che ci viene dalla natura, formidabile. Diciamo la verità, che tutta la cultura della sinistra ha un pochino messo da parte, lo capisco. Cioè, ai tempi, ad esempio, dello scontro diretto e così duro tra capitale e lavoro, bisognava almeno supporre che la natura ci desse un'infinità di risorse per pareggiare i conti, o no? Adesso c'è capitale che cresce sempre di più, natura che deperisce sempre di più e lavoro che non entra nel gioco, perché la ricchezza della natura, addirittura la mia coscienza, i miei dati, i miei affetti, i miei sentimenti, il mio viso, tutto, i miei organi, sono messi a valore e sul mercato. E tutto questo senza che ci sia un'idea di governo e di opposizione a questa appropriazione, a questa depredazione, che stabilisca dei nuovi equilibri. In questo senso è micidiale la questione dei migranti. Noi quando rifiutiamo i migranti, come succede in tutti i paesi, anche il mio, quello dove abito, e quando lì penalizziamo in questo modo così violento, beh, non ci rendiamo assolutamente conto del fatto che l'unità e la possibilità di abitare l'intero pianeta sia davvero il compito che ha la politica, non come pensa Trump o quello che costruisce la Tesla, no, così di prendere un satellite e di via e di sparire e andare nello spazio. Allora da questo punto di vista guardate che noi abbiamo un carico politico non indifferente quando sosteniamo che l'accoglienza dei migranti non è un vezzo dei buoni, ma è un termine di riferimento della
tipo di convivenza a cui prima o poi, guardate, ve lo dico, con potremmo perfino essere sottoposti noi. Chi l'ha detto che è così abitabile il Mar Mediterraneo? Io sono stato 9 giorni fa a Trento e mi spiegavano che i climatologi locali che l'aumento di temperatura sopra i 1500 metri è più alto che non sotto e che i pollini di tutte le specie si stanno spostando in alto e che, guardate, è responsabile del Stiftung a Bolzano che mi diceva questo. Noi, i ghiacciai di quella parte lì delle Alpi, non li rivedremo più. Beh, non ha detto una cosa da poco. Anche sul piano economico, no? Anche sul piano della identità, della vivibilità, della cosa. E allora, qui ho l'ultimo appunto da mettere. Noi in politica, me lo rimprovero io, abbiamo quasi sempre messo in disparte, come fosse una cosa, in effetti lo era, di destra, che ci veniva messa come elemento integralista dentro il nostro, ma abbiamo sempre messo un po' da parte la vita. Cioè, che la vita sia un bene comune, che vada preservato e che vada garantito socialmente come la salute, un pochino ce l'eravamo dimenticati. Difatti anche questa, ci mettiamo anche ecologia dentro, no, soltanto sinistra o soltanto con, no, tutti questi, da cosa vengono? Vengono da una sensibilità in parte trascurata. Cioè, noi abbiamo dovuto compiere sforzi inumani, lotte straordinarie, tutte di enorme forza e valorizzazione per ristabilire dei rapporti il più possibile, non dico paritari, ma perlomeno dal punto di vista costituzionale riconosciuti. E abbiamo fatto larghe lotte, no? Ecco, questa grande conquista è stata in un certo qual modo, perché bisogna capire i movimenti che schiacciano anche le nostre conquiste, è stata confinata a livello delle singole nazioni. Cioè, tu hai diritti costituzionali se sei italiano, se sei austriaco, se sei tedesco, ma non se vieni da un'altra parte. Eppure la vittoria contro il nazismo e il fascismo era stata la nascita di una grande utopia mai realizzata, e cioè che i diritti umani fossero indipendenti dal dove, e noi invece perseguiamo oggi, dopo aver avuto la fortuna di una conquista come la sconfitta del fascismo e del nazismo, a perseguire, come dire, il chiavistello sui nostri diritti, gli altri no, gli altri stanno fuori. Guardate che anche questa cosa ha un peso enorme nel modo di votare, di pensare, di discutere e addirittura di fare la sinistra. Cioè, c'è un grande timore a muoversi in questa direzione. Cioè, viene il buonismo, ci sono tutte le... No, c'è una cosa più grande di tutte quelle. E qui provo proprio a concludere. Guardate che da
ce lo siamo un po' scordati perché non abbiamo più avuto straordinari pensatori come avevamo avuto alla fine dell'Ottocento. Questo ce lo dobbiamo un pochino. Cioè non abbiamo più i Marx, i Locke, lo stesso Smith o queste. Noi da un certo punto in poi abbiamo ritardato il nostro avanzamento fermandoci a una concezione dello sviluppo e della crescita che sarebbe dovuto avvenire comunque a discapito delle risorse che la natura metteva a disposizione. Chi se ne frega, insomma. Cioè, ditemi un po', mi date un anno in cui si è cominciato a parlare del cambiamento climatico e degli effetti della CO2? Chi se lo ricorda? Il primo articolo che è uscito su questo è del New York Times, è del 1956. Riemann scrive, prenderà poi il premio Nobel, che a suo giudizio l'interazione tra la radiazione solare e alcune grandi molecole avrebbero portato a un riscaldamento. Beh, dal 56 a oggi passano 25 riunioni internazionali dove di volta in volta qualcuno dei governanti si tira indietro. Oggi c'è una novità. Questa vicenda Greta che viene possibilmente depauperata, ridicolizzata, tenuta bassa, beh, rappresenta un'unità di una generazione che così forte probabilmente è avvenuta soltanto alla fine degli anni 60 e su questioni nemmeno così determinate. Bisognerà tenerne conto di questa cosa, no? Cioè, ad esempio, non è una buona riuscita una serata così dove nessuno ha meno di 25 anni. Scusa, volevo... prendilo come una cosa... Anzi, sgridate me poi. Questa... novità, se volete, cioè questo profilo per cui una nuova generazione si fa carico addirittura di più giustizia, perché hanno all'interno delle loro richieste quella di non solo dell'emergenza climatica, ma del lavoro, di una maggiore giustizia, di una... no? Di un'accoglienza, certo. Cioè non so, questa cosa delle sardine adesso ce lo possiamo ben dire tra noi, ha perlomeno un punto di aggressione, di attacco, il respingimento degli immigrati e l'ossessione salviniana di volere far crescere solo un pezzo di tutti noi a discapito degli altri. È un po' un'idea come la pentola che gira intorno alla terra portandosi via degli abitanti speciali. Finisco con questa valutazione. Io credo che il campo di azione è un campo non di alleanze preordinate, non ci credo più, ma di contenuti molto netti, secchi. Se i contenuti sono questi, e io credo che questa, almeno così mi sembra dalle assemblee che faccio e dalla fortuna che ho di incontrare queste persone, questi giovani, queste cose, se si parte dai contenuti e non invece dalla mescolanza di diverse provenienze,
la sinistra riprende un ruolo centrale nel decidere non sul presente, ma sul futuro. E state attenti, perché di tempo non ce n'è tantissimo. Cioè, io ho molto timore che un cambiamento brusco del clima porti a maggiore autoritarismo. E se posso dirla fino in fondo, io sono molto preoccupato di questa insistenza di Italia Viva a rompere continuamente gli schieramenti in formazione, che chissà quali saranno, come faccio a saperlo io adesso? Però se li voglio rompere so che cosa devo in pratica per rompere o frenare. Ecco, io vi chiedo scusa perché è quasi un predicozzo, ma se dovessi sintetizzarlo, noi abbiamo le risorse per ripartire. Basta che nella ripartenza non cominciamo a rifarci tutti l'esame del sangue. Io ho già avuto diverse occasioni all'interno del nostro gruppo di discutere di questi argomenti. Io condivido in parte quello che dice Mario, nel senso che la sinistra che io ho frequentato da 50 anni da questa parte, il problema dell'ambiente se l'è sempre posta. Io mi ricordo le prime manifestazioni che abbiamo fatto a Caos contro il nucleare, quindi parliamo già di tanti anni fa. Il problema della nostra sinistra non è quello di avere, non avere dei contenuti. I contenuti ce li abbiamo, perché da quanti anni almeno io mi occupo di parchi, della creazione di parchi, della tutela dell'ambiente, io mi sono occupato di agricoltura biologica, cioè, per cui secondo me noi non facciamo parte di quella sinistra prettamente economicista che vedeva il futuro produttivistico e andiamo avanti. Abbiamo sempre avuto una capacità critica di vedere, cioè di mettere in discussione. Il problema nostro è quello che noi siamo stati sempre minoritari all'interno di questa sinistra e minoritari all'interno di questo mondo. Ora, con l'esperienza che si è aperta con Greta, secondo me si è rotto un attimino questo meccanismo, cioè certe cose stanno diventando, come dire, stanno arrivando alla portata di tutti. Io sono un po' pessimista, nel senso che forse l'uomo ha bisogno di arrivare alla catastrofe, cioè lui quando annega poi ha la capacità di tirar fuori la testa e di capire cosa fare. Io non vorrei che il genere umano arrivi a questa cosa, però veramente, cioè, siamo un po' stati anche espropriati dalla capacità di ragionare, di mettere in discussione le cose, almeno io sto parlando in generale. All'interno di questo argomento dell'ambiente e del sociale, io un po' di tempo che aggiungo anche un'altra questione. Io sono convinto che oggi quello che sta avvenendo a livello di algoritmo, di questa capacità di creare, cioè di espropriare, l'algoritmo oggi ti espropria. Cioè oggi sentivo alla radio che negli Stati Uniti le terapie per le malattie non le fanno più i medici, le fanno l'algoritmo. Cioè tu inserisci i tuoi dati, i tuoi esami, ti viene fuori cosa devi prendere. E questo sta, l'algoritmo sta espropriando la capacità del genere umano, secondo me, di ragionare, di mettere in discussione le cose. Io non vorrei che arriviamo ad una società dove praticamente siamo stati totalmente espropriati di questa capacità, in una società dove tu devi, in ogni cosa ti hanno controllato, ti hanno sistemato, ti hanno inserito nella tua etichetta, e poi magari con un contesto climatico eccetera che
come dire, ci rovina sempre di più. Io poi termino la questione della sinistra. Io penso che noi abbiamo fatto terra bruciata. Io l'ho detto l'altra volta, io uso dei termini pesanti, io forse dire fallimento è un po' dura, però noi abbiamo fatto terra bruciata. E cos'è che è stato che ha creato questa terra bruciata? La differenza tra il pensare e l'agire. Cioè noi abbiamo tante volte predicato bene, ma agito male. E queste cose, nell'andare col tempo, la gente se ne è resa conto. Cioè noi soffriamo di problemi, noi inteso come sinistra, soffriamo di problemi di personalismi. Cioè tutte queste cose qua, che poi alla fine se metti assieme tutte le cose, poi è vero che oggi dietro i giovani non ci seguono più. Cioè i giovani hanno altro che pensare, hanno... E forse magari fanno anche bene, cioè adesso io, forse fanno bene a non venire a queste riunioni, cioè, capisci? Cioè che si riescano loro a crearsi una loro analisi, una loro capacità, se ce l'hanno, di poter criticare e di andare avanti in questa società, perché secondo me noi abbiamo poco da dire. Però Mario ha concluso dicendo che noi le risorse per ripartire ce le abbiamo. Allora io voglio fare un intervento ottimista a costo di sembrare un po' utopista. Allora Emilio Russo mi ha già fatto notare che non è un grande risultato quello di Emilia Coraggiosa al 3,7%, io ne sono assolutamente consapevole, però a me non interessa soltanto quel numero, a me interessa il fatto che lì si è tentato di partire indipendentemente dalle appartenenze, di mettere insieme non solo dei soggetti politici, ma anche dei soggetti associativi di cittadinanza attiva, e si è tentato di superare le divisioni. Questo tentativo di superare le divisioni, parlare di contenuti e superare il posizionamento che, come giustamente diceva Mario, ci tormenta ormai da troppo tempo, secondo me è un tentativo molto interessante, per cui io so che quel risultato è un risultato modesto, però io sono molto consapevole che le sinistre, perché io non parlo di un'unica sinistra perché siamo davvero molto differenti tra di noi, io avendo la mia veneranda età sono assolutamente consapevole che le sinistre in Italia in questo momento sono al 3,7% come sinistre, non credo affatto che siano molto di più, penso sinceramente che questo è il nostro risultato, non che questo mi gratifichi e mi faccia piacere, però se non partiamo da un dato di realtà non riusciamo neanche a risalirla questa terribile china che abbiamo davanti. Ovviamente Eugenio dice meno male che i giovani a queste serate non ci vengono, e io anche qui invece lo penso ormai da molto tempo, è vero che più tempo vado avanti forse più dovrei rendermi conto che forse la mia convinzione è sbagliata. Io sono proprio convinta che se non c'è un incontro tra generazioni non può succedere niente, nel senso che noi abbiamo la responsabilità non certamente di fare i maestri, ma di mettere a disposizione dei giovani il nostro sapere, le nostre conoscenze e anche un po' delle nostre esperienze, con umiltà, riconoscendo gli errori che noi abbiamo fatto, ma noi le cose che abbiamo imparato sbagliando e anche studiando, perché come giustamente diceva Mario
uno dei problemi del nostro tempo è che non ci sono più i grandi pensatori di una volta, qualcuno di noi qualcosa l'ha pure pensata. Io penso che dobbiamo mettere a disposizione le nostre capacità per quello che abbiamo, anche metterle a disposizione dei giovani, se hanno voglia di incontrarci e di venirci ad ascoltare. Io sinceramente continuo a pensare che è tra l'incontro di generazioni che possa avvenire un cambiamento, e non mantenendo noi vecchi da una parte e i giovani che devono ricominciare tutto da capo ogni volta da soli. C'è qualche altro intervento? Giuseppe Passerini. Celeste? Sì. Posso? C'è prima Giuseppe, poi... Chiedo scusa. Posso? Chiedo davvero scusa. Queste sono carote viola, le ho prese da Carrefour. Le carote viola sono una delle biodiversità italiane. Io so anche che le carote arancioni sono dovute alla dinastia degli Orange, perché la maggior parte delle ditte sementiere stanno in Olanda. Ma io queste carote viola, per trovare le sementi, sono un salvatore di semi da 2002, una ventina d'anni quasi. Facevo fatica a trovarle, le carote viola. Sapevo che i miei amici salvatori di semi in Sicilia ce le hanno. Adesso queste me le propone Carrefour. Le addirittura comprate al 50% di sconto. Io non me le mangio, le metto in terra, nascerà lo stelo della carota e l'anno prossimo faccio i semi. Cioè Carrefour, i privati, si occupano di biodiversità. Ci hanno scavalcato, ma di parecchio. Cioè io, salvatore di semi, vado al supermercato e mi trovo le carote viola, ok? Che io facevo difficoltà nel giro dei salvatori di semi a trovarle. Perché queste carote? Perché quello che ha detto Eugenio, quello che ha detto Mario, quello che ha detto Celeste a proposito dei giovani, si ricompone in questo. Contemporaneamente, questa sera a Brignano, i ragazzi di Terra Viva, che sono dei giovani di Como, stanno tenendo il loro compleanno e si festeggiano mangiando cose con i grani antichi. Non stanno qua. Io sono venuto qua e non sto da loro perché avevo il dovere di salvaguardare un pezzo di terra, un parroco di campagna che per 30 anni ha fatto biodiversità con noi e abbiamo seminato con lui grani antichi, con quei ragazzi che adesso stanno a Brignano. E io non sono padre Pio, non posso stare contemporaneamente qua e là. Io sono qui per difendere quell'orto. Ma quei 40 giovani che quando hanno costituito l'associazione si sono trovati in 100, 100 ragazzi di Como, 100 giovani di Como, 100. Io non lo so, uscendo da questa riunione, da questo incontro con voi, che è comunque un incontro amoroso, nella parola, senza parola più nobile, perché io mi sento compagno, io mi sento persona solidale con voi. La mia storia è la storia di Mario, la storia di Celeste, la storia di Giampaolo, è la vostra storia, sono un compagno, tessera FGC 76. Ma si va oltre, si insegna e si impara. L'ottimismo, diceva Martin Luther King, sarà stata l'unica cosa buona che ha detto: se avessi la certezza che il mondo dovesse finire domani, pianterei ugualmente un albero. Cioè i semi, l'occuparsi della terra da parte di questi ragazzi che molti tra noi conoscono e che non stanno qua e si dispiacciono pure, Marco Lorenzini e gli altri, mi dispiace pure, ma questi ragazzi di Terra Viva sono i ragazzi che stanno in Friday for Future Como, sono i ragazzi che ci stanno dando una mano, che erano domenica scorsa a presidiare a Barni gli orti di Don Emilio, di questo prete contadino, precursore, perché 30 anni fa si è messo a zappare la terra fisicamente ed è venuto da noi a cercare i grani antichi. Cioè io dico che il nostro compito è
poco tempo, ma sintetizzo, il nostro compito è quello di fare da cerniera, non da cinghia di trasmissione, no, da cerniera. Io vado da Giacomo, da Elisabetta, perché hanno un nome questi giovani, che non sono qua ma stanno a Brignano, e dire noi ci siamo. Cioè, se noi il testimone non lo passiamo a loro, parlandoci, mischiandoci, zappando insieme, coltivandolo fisicamente, un germoglio di speranza, io mi chiedo che ci stiamo a fare. Cioè, io sono convinto che c'è una cosa di Brett che dice, no, da non rinnegare mai. Brett ne dice due e finisco. Brett dice, in una dice che la vecchia quercia è quella da onorare. Si è lottato un giorno sei buono, si è lottato un mese sei molto buono, chi lotta tutta la vita è imprescindibile, la vecchia quercia, Mario Costinelli, Celeste, io, voi, le vecchie querce, siamo importanti, senza di noi i ragazzi là a Brignano nemmeno magari avrebbero avuto la sala, la democrazia l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo difesa noi, però contemporaneamente a quei ragazzi noi dobbiamo trasmettere il senso dell'organizzazione, della capacità, ciò che noi ci ha insegnato il partito, la militanza, ci dobbiamo insegnare la tenacia, gli dobbiamo insegnare la costanza, gli dobbiamo insegnare delle cose che noi abbiamo imparato e che fanno sì che noi stasera siamo qua. È giusto, è vero? Loro ci insegnano la speranza e il fatto che vogliono fare le cose, scendono in piazza, Greta, la terra, e noi gli insegniamo altre cose. Poi piano piano noi diventiamo noi, non nostro corpo, parlo proprio di biopolitica, noi diventiamo loro, un germoglio di resistenza che passa e loro parlano di terra e libertà. La terra hanno capito. Terra e libertà insieme, non c'è terra senza libertà, non c'è libertà senza terra, perché quando ho bisogno di difendere l'orto di Don Emilio, io ho bisogno di Mario Agostinelli però, allora far capire a questi ragazzi che la politica è necessaria, l'organizzazione, la sagacia di Mario è necessaria, io dovevo essere qua, anche se il mio cuore sta con loro che coltivano il grano. Capite? Cioè, era più bello stare a Brignano a mangiare le torte del grano antico, però era mio dovere, perché ho i capelli bianchi, parlare con Mario, venire qua e dire che ci sono 50 ragazzi che vogliono continuare a seminare grano nei terreni di Don Emilio. Cioè, si trova una congiunzione, non astrale, terrena, si trova. Ce l'abbiamo nella carne, siamo noi, la nostra saggezza, la nostra capacità di fare dei collegamenti, la nostra capacità di dire io sono a servizio di chi ha bisogno, di dire niente per me, tutto per quelli che vengono dopo, no, la terra non ce l'abbiamo per noi, ma ci è stata data in prestito per future generazioni. Noi questa saggezza, questa bontà grande, questa magnanimità, la nostra militanza nella sinistra umanista ce l'ha data. Io chiedo scusa di aver tolto del tempo magari a qualcun altro, ma questa cosa ve le volevo proprio dire. Vi ringrazio. Grazie. Giuseppe Passerini. Allora, ma io personalmente sono meno pessimista, nel senso che secondo me la sinistra comunque ha delle grandissimi contenuti e delle grandissime risorse. Il problema è che non ci crediamo più, perché abbiamo preso bastonate tremende negli ultimi periodi, perché ci siamo posti probabilmente male, perché ha ragione Eugenio quando non facciamo seguire alle parole i fatti, perché di fatto la sinistra o le persone che dovrebbero poi rappresentare la sinistra hanno peccato in maniera veramente tremenda di grossi personalismi che poi hanno diviso, e con le divisioni poi, già la sinistra, no, in sé,
Perché si divide? Perché ognuno può dire la propria opinione, cioè per la destra basta un imperatore e tanti soldatini di piombo. È più semplice, no? Per Salvini, per dire, l'ho nominato, no? Cioè, l'ho nominato, dico. Sono io. Ma allora, per la sinistra è una cosa molto più complessa. Per cui sono d'accordo che si debba partire dai movimenti, le sardine, sicuramente, i ragazzi, la biodiversità, tutto quanto, però il partito è un'altra cosa. Perché, cioè, voglio dire, e sicuramente si deve partire dai movimenti, no? Per arrivare a dei contenuti. Però qui probabilmente è necessario non più un partito tradizionale, ma delle forme nuove di aggregazione, che però diventino necessariamente partito. Perché voglio dire, mi va bene il discorso dell'ambiente, eccetera, ma fanno una legge e non mi danno la possibilità di risalire a un prodotto, a quello che mangio. Chi lo produce, dove viene prodotto, dove viene coltivato, e siamo alle sorti. Quindi c'è bisogno comunque del discorso del partito, di una forza politica che rappresenti i vari movimenti che si esprimono nella società. Dicevo, no, i contenuti li abbiamo, non ci crediamo più. Ma per esempio, allora facciamo un esempio, l'evasione fiscale. Cioè, voglio dire, quelli a tentennare, a centellinare, ma allora cosa facciamo? Sì, diamo l'accredito sul banco, ma ha fatto sondaggio, il 60% degli italiani era con il manetta agli evasori. Allora la gente a volte è più avanzata di come siamo noi, perché allora se facciamo questo, cioè, i partiti di centrodestra o comunque di destra ci dicono che hanno fatto il sondaggio, il sondaggio è quello che contro, la grande maggioranza era d'accordo a mettere dentro gli evasori. Per cui cioè, ci stai a pensare, ma 130 miliardi di evasione fiscale, ci stai a pensare, ma è una cosa di sinistra, falla subito, metti le manette agli evasori e hai le possibilità oggi con le banche dati di andarli a prendere. Allora questo è un progetto, un'idea di sinistra che deve essere portata avanti, questo di colpire l'evasione fiscale. Con i quattrini fai dei progetti. Allora, se io racconto a mio figlio tutta la storia, l'articolo 18, cioè, mio figlio, devo dire, cioè, se mio figlio lavora, si fa i turni di notte, con un contratto in cui, cioè, gli devo dire, allora, la sinistra è per abolire il decreto 276, la legge 30, che dette così, che danno, e quindi fare una legge sulla rappresentanza, no? Che cosa dice? Che si devono fare i contratti con i sindacati maggiormente rappresentativi, perché la maggior parte dei contratti sono contratti capestro in cui danno la piena discrezionalità al datore di lavoro, per uno si fa 12 ore di lavoro di notte e gli danno 5% di straordinario in più e prende 700 euro. Allora, su questa cosa qua è inutile che andiamo a dire sì, articolo 10, certo bisogna ripristinare l'articolo 10, ma io devo spiegare che la maggior parte di questi contratti è perché il decreto 276, la legge 30, ci sono già. E allora una grande battaglia per abolire il decreto 276 e la legge 30 e dare una legge sulla rappresentanza e recuperare tutto il settore giovanile che, voglio dire, prende 700 euro, fa orari indecenti e viene così. Questo è un altro elemento. Altro elemento, ma semplicemente fare un progetto di assunzione di 2-3 milioni di persone e far funzionare meglio le istituzioni, lo Stato, l'Ufficio delle Entrate, il territorio, quindi il territorio, l'ambiente, unito al turismo per evitare i disastri ambientali, ma non solo i contenuti di sinistra, ma ci stiamo a pensare. E allora evidentemente bisogna portarli avanti, bisogna portare avanti queste cose con decisione. E riunificando, partendo dai contenuti, certo che dobbiamo partire dai contenuti, ma ho citato tre o quattro cose che non, cioè programma questo è un governo di sinistra, porca miseria, non è un governo di destra, è molto di sinistra. 5 Stelle è un partito che comunque c'è anche la destra, però avrebbe la possibilità di fornire dei contenuti, ma tre o quattro cose su cui lavorare nel territorio, su cui costruire dei progetti di questo genere a livello di... È chiaro che poi nel territorio invece bisogna riunificare, partire
dalle varie esperienze che ognuno ha, no? Cercare di non avere la supremazia o MDP, Sinistra Italiana, cioè dimentichiamoci di quelle cose lì, però il partito ci vuole, si chiama il partito della sinistra, gli diamo un nome qualsiasi, però i contenuti io ritengo che ci siano i contenuti. Il problema è che abbiamo, non ci crediamo, per tutta una serie di cose, abbiamo difficoltà a comunicarle sicuramente, quindi c'è un problema di comunicazione che deve essere importante, però io non penso che in tutta questa esperienza che noi abbiamo avuto nel sindacato, nell'ambiente, non abbiamo i contenuti, ma scherziamo, ma li abbiamo. Il problema è che arriviamo lì e diciamo no, ma attenzione, se facciamo sta cosa poi irritiamo la categoria. Quindi io personalmente dico, poi c'è un altro problema, e chiudo perché giusto dare spazio anche agli altri, che nelle ultime elezioni quando scriviamo sinistra, cioè non andiamo avanti più del 3-4%. Questo è un grosso problema. Ma perché? Perché probabilmente non c'è più la credibilità da parte della gente a votare a sinistra, perché comunque abbiamo fatto tante di quelle esperienze che sono fallite purtroppo, e quindi un attimino la spolveratina generale va data e ripartire con altri criteri, cioè con l'associazionismo, con i movimenti, quello ambientale, quello delle sardine, altri movimenti che si possono creare, i giovani, che la biodiversità, eccetera, l'ambiente. Però comunque dobbiamo sapere che una cosa è il movimento e l'altra cosa è poi quando vai a governare un territorio, un comune, vai al governo, che tu comunque devi fare dei progetti, delle leggi e avere dei controlli decisivi, perché non si può più tentennare su quelle cose lì, non si può più tentennare che oggi c'è un ragazzo, arriva a 35 anni ancora in famiglia e se trova, dopo aver fatto magari diversi tirocini, trova un lavoro in condizioni che un sindacato firma un contratto, un sindacatino, ma che conterà padronale, e poi il contratto viene applicato, quindi gli danno delle condizioni di questo genere, quando noi abbiamo lottato, eccetera. Poi la cosa più difficile adesso, perché c'è la crisi, ragazzi, c'è una crisi grossissima, però oggi bisogna studiare il modo per trovare lavori nuovi, per dare più welfare, per dare più territorialità, per l'ambiente, che poi l'ultimo esempio proprio ho già fatto altre volte sull'ambiente. Allora, io abito a Mariano Comense, una volta dovevo andare a Como, ci dovevo andare con i mezzi, ho dovuto prendere 3 mezzi per andare a Como, ho impiegato in un ospedale di Como, ho impiegato 1 ora e mezza con 3 mezzi che dovevo prendere, e su questa cosa, cioè sulla direttrice che da Milano, Canturina, faccio questo esempio, ma ce ne possono essere delle altre, possibile che nessuno, il sindacato, anche qui il sindacato dei trasportatori, i comuni, possibile che non capiscono l'enorme inquinamento, che qui c'è una coda di macchine, perché? Perché i mezzi non ci sono, non funzionano, e quindi una cosa, e le persone, anche cioè nella zona dove abito io, Antonio, il mio amico Antonio lo sa, Caruso, da questa zona qua, Mariano, eccetera, sono rassegnate a questo modo di vivere la città. Prendono la macchina, code enormi, e nessuno pone il problema dei mezzi pubblici. Allora, anche sui mezzi, si era detto il vecchio contenuto, qui finisco veramente, mi scuso però si era detto, allora, la macchina oggi non ha solo un costo privato, ma un costo sociale anche, morti sulle strade, inquinamento, tumori. Allora, vecchio contenuto ambientalista, politico. Allora, il costo sociale, no, viene dato alle aziende di trasporto, no, per potenziare i mezzi e quindi per magari associarsi, perché ci saranno 2 o 3 in questo tratto per fare 25-30 km, 2 o 3 aziende di trasporto. È un contenuto questo di sinistra, caspita. Cioè se a un certo punto i costi sociali vengono dati alle aziende e quindi ci sono dei risparmi in termini
sociali, ambientali, di sicurezza, meno tumori, eccetera, non è un risparmio, è quindi posti di lavoro e quindi maggiore sicurezza per tutti. Quindi i contenuti io credo che la sinistra li abbia. Abbiamo difficoltà a avere il consenso elettorale o comunque in qualsiasi forma noi ci presentiamo, perché il dato dell'Emilia Romagna, però l'Emilia Romagna può essere un dato positivo, che comunque c'è un risultato basso sicuramente della sinistra, però comunque non è passato un certo tipo di destra. Per non far passare un certo tipo di destra dobbiamo essere bravissimi, non dobbiamo fare errori e non ci dobbiamo soprattutto dividere con i vari personalismi, no? Io faccio il libro per cui sono di questa associazione, no, questa qui sono per l'Europa, non l'altro dice no, io sono a favore e sono contro l'Europa perché secondo me e fa un'altra associazione, poi c'è l'articolo 1, poi c'era l'altro che voleva fare il ponte col PD e ognuno si coltiva il suo. Dobbiamo cercare, quindi partire dai progetti e contenuti e cercare di avere con un contributo che del territorio, riuscire a parte del territorio per arrivare a creare qualcosa veramente di dirompente, di forte, non che tentenna su dei contenuti che diciamo l'uguaglianza e quindi la ripartizione della ricchezza non si può tentennare su queste cose, quindi molta più decisione. Ovviamente dobbiamo capire i problemi e cercare di evitare gli errori del passato. Cercare di capire quali sono le condizioni, i miti, i comportamenti che determinano una difficoltà di idee, diceva Mario, persino largamente condivise nella popolazione, a venire assegnate a obiettivi della sinistra. Ecco, io ovviamente non sono in grado di dare delle risposte, però mi sembra che tra le cose che noi riteniamo giuste, e qui sono in disaccordo con Mario, perché io ricordo che i suoi libri, quindi proprio suoi, di una trentina d'anni fa, già delineavano in modo estremamente chiaro, certo il New York Times ha fatto prima, però in modo estremamente chiaro tutto il dibattito ambientale che oggi è fortunatamente d'attualità. Io stesso, in verità, una quarantina d'anni fa ho fatto insieme a Celeste e altri audiovisivi sul tema dell'emergenza ambientale dovuta all'eccesso di CO2, cosa peraltro nota scientificamente da molti, da tanti anni. Non solo, ma abbiamo avuto nella storia dell'ambientalismo italiano di sinistra personaggi come Giorgio Nebbia e tanti altri. Quindi il problema secondo me non è tanto quello di non avere per tempo immaginato un futuro, i suoi pericoli e la necessità di modificarlo. All'interno della sinistra si è capito da molto tempo che l'idea dell'incremento della produzione di beni era fallimentare. Non è che l'abbiamo capito noi, l'ha capito un'intera generazione, e vederla come una recente conquista è vero, nel senso che recentemente è diventata senso comune, ma non è vero che è diventato obiettivo politico solo adesso. Cosa però ci impedisce di essere riconosciuti e impedisce alla sinistra di essere riconosciuto come il soggetto che ha idee di futuro? E qui sono proprio d'accordo con Mario,
Il problema è che non abbiamo il coraggio di dire più chiaramente che le nostre idee di futuro sono giuste, o almeno probabilmente giuste. Questa nostra incapacità di ottimismo è veramente devastante nella capacità di coinvolgimento delle persone. Il caso di Greta è in qualche modo emblematico. Il grande sviluppo del movimento Fridays for Future, a cui peraltro credo che molti di noi partecipano, quindi non è che si tratti di un UFO, ma di cose ben concrete, è stato il fatto che una grande quantità di persone hanno ritenuto possibile l'impossibile. Si sono affermati per una richiesta epocale di trasformazione dei paradigmi di produzione, di trasformazione dell'organizzazione delle società, di trasformazione della vita individuale, persino di trasformazione della dieta, che erano evidentemente una proposta più rivoluzionaria di molte altre che hanno dato adito a rivoluzioni persino guerreggiate. Come dire, si credeva nella possibilità di futuro. Questo la sinistra, e qui l'ha detto Mario molto meglio di me, non lo ha più, cioè non ha un'idea di un orizzonte, come dire, vittorioso. Ha sempre questa percezione di sconfitta, anche quando obiettivamente le cose vanno un po' meglio di come andavano prima. E qui io vi sconvolgerò, io non ho nessuna simpatia per le forze di maggioranza nell'attuale governo, però obiettivamente tra il governo Conte 1 e il governo Conte 2 io sento di stare meglio. Intendiamoci, non mi sento bene, sono gravemente malato, però un po' meglio, cioè mi sento, persino sul piano ambientale, questo senza nulla togliere alla feroce critica sui singoli provvedimenti, i migranti, gli F-35, la Libia, chi più ne ha più ne metta. Quindi, prima cosa che secondo me va ricostruita è proprio la coscienza, la percezione individuale di poter influire sul futuro. Non dico vincere, ma almeno influire sul futuro. Perché se uno non è convinto di cambiare il mondo, la politica non la può fare. Perché la politica è per definizione il tentativo di cambiare il mondo. Secondo mito, anche qui un po' sempre autolesionista, il mito dell'età. Ora, io ritengo che sarebbe impensabile costituire un modello politico fatto tutti da over 80, perché mi sembrerebbe una bizzarra idea. Nella storia dell'umanità esiste. Esistono le assemblee dei saggi e tuttora amministrano anche bene alcuni villaggi in varie parti del mondo, però riproporre l'assemblea dei saggi mi sembrerebbe allo stesso modo riproporre l'idea dell'assemblea degli infanti a me sembra altrettanto bizzarro. Io credo che qualunque ipotesi di trasformazione debba essere biologica, e nella biologia non esistono popolazioni solo di giovani o solo di vecchi, salvo situazioni prossime alla estinzione o appena uscite da una catastrofe ambientale. Quindi, siccome entrambe le prospettive non mi sembrano auspicabili, io credo che non sia mai bene che tutti i giovani sono da una parte e tutti i vecchi dall'altra, e che questa cosa non possa essere risolta in altro modo se non nella laica capacità di tutti di partecipare alle cose che ritengono interessanti, non per età,
ma per idea, per cui io, devo dire con qualche imbarazzo, vado alle assemblee di Fridays for Future, dove normalmente faccio salire la media dei partecipanti dell'età di una quindicina d'anni solo entrando, ma mi sembra che sia doveroso per capire e per partecipare. Quindi se non vengono qui per carità, o in altri casi, insomma qui no per ovvi motivi, se in realtà ce n'è qualcuno qui presente, ma se decidessero i giovani di stare solo tra i giovani, riterrei questa un'idiozia quanto costituirsi in associazione di anziani marxisti, che sarebbe anche bizzarro, forse esiste pure. Quindi, primo elemento, un po' di sana presunzione e ottimismo. Secondo elemento, secondo me, per ricostruire, è quello di puntare sulla diversità anagrafica, di opinione, di metodologia, di organizzazione, eccetera, la più ampia possibile. In questo il modello biologico, secondo me, ci aiuta. Un ambiente caratterizzato da soggetti tutti uguali è un ambiente in via d'estinzione. È un ambiente vario, la biodiversità si può applicare anche alla organizzazione politica. Ora, non c'è dubbio che il Partito Laborista, che citava Luca, se non sbaglio, il Partito Laborista effettivamente ha dentro di sé molte diverse concezioni della realtà che però hanno delle punti d'unione ragionevoli e riesce anche a ottenere, in verità non sempre, ma a ottenere qualche risultato. Certo, il comportamento di Corbyn sulla questione della Brexit non brilla per, sembra molto italiano, ecco, ma non brilla per particolare visione del futuro. Comunque io credo che possa essere un modello, ma perché si verifichi quel modello, oltre che la rinuncia alla velleità di costruirsi ciascuno il proprio partito, che è sicuramente una velleità abominevole, bisogna anche che ci siano le condizioni perché si ragioni su programmi che possano unire soggetti diversi. Evidentemente in questa fase io credo che sia molto difficile unire quello che attualmente è il PD con quello che attualmente sono queste microformazioni esterne adesso, e perché si ha una certa difficoltà a trovare il punto d'unità. Sviluppo sì o sviluppo no? PIL incremento sì o incremento no? Ultima cosa, qui mi picchierete, io non sono così convinto della centralità del lavoro. Io sono personalmente convinto che noi diamo al lavoro un valore salvifico della dignità, dei diritti, eccetera, che potrebbero anche esistere in condizioni nelle quali non sia il lavoro funzione dei diritti, ma siano invece i diritti che danno lavoro. Non so se riesco a spiegarmi. Questo tanto più che, a parere di molti, so bene non di tutti, il lavoro, salvo l'ipotesi di catastrofe ambientale, ritorno alla civiltà neolitica, paleolitica, ma esclusa quell'ipotesi, il lavoro diminuirà. Diminuirà fortemente l'impegno individuale nel lavoro nonostante l'ingiustizia, perché già l'ingiustizia crea ovviamente alcuni che lavorano e altri no. Paradossalmente una parte di quelli che non lavorano hanno ricchezze enormi, ma al di là di questo. Ma anche ammettendo un sistema molto ingiusto come quello attuale, l'idea che il lavoro sia l'attività preminente delle persone è forse poco auspicabile. Cioè,
altri punti di vista politici, persino altre costituzioni, pongono la felicità come principio. Ora, io capisco bene che il lavoro, il lavoro degno, il riconoscimento sociale, la libertà, eccetera, eccetera, va bene il lavoro, però forse anche no. Io ho finito. È stato un vero piacere ascoltare Mario, io lo ringrazio perché la riflessione che ha svolto è stata approfondita e originale. Ci ha messo di fronte alla drammaticità dei temi ambientali e alla constatazione di come anche i mutamenti di tipo antropologico abbiano reso difficile fare di questa questione un tema politico centrale, come sarebbe invece necessario fare. E ringrazio anche Sinistra Italiana che ha promosso questo incontro. Approfitto per dire che per quanto le forze politiche minori, diciamo così, della sinistra abbiano condotto in questo periodo una vita stentata, la loro presenza è stata tuttavia preziosa. Due anni fa noi soffrivamo il clima di una campagna elettorale assolutamente ostile nei nostri confronti, fatta senza mezzi e con molta improvvisazione dal punto di vista organizzativo. La scelta che abbiamo fatto con Liberi Uguali era una scelta dettata in fondo dalla disperazione, dalla necessità di garantire comunque che vi fosse nel nuovo Parlamento una rappresentanza della sinistra, considerato che in quel momento il Partito Democratico era diretto da un signore che oggi ha deciso di collocarsi definitivamente nel centro con qualche scivolamento verso la destra e che ha anche portato i suoi uomini fuori dalla delegazione del Partito Socialista Europeo nel Parlamento Europeo di Strasburgo. Era una scelta che, come dire, ha prodotto un risultato modesto. Io ho plasticamente il ricordo del momento in cui arrivarono i risultati elettorali nella sede del circolo Willy Brandt e il disagio che provavamo di fronte a quella che appariva come una scommessa persa. E tuttavia quella piccola pattuglia di parlamentari è stata decisiva, non tanto sul piano numerico ma sul piano politico, per favorire la transizione dal governo Conte e Salvini al governo successivo, che, come dice giustamente Giampaolo, certamente non corrisponde pienamente alle nostre attese, tuttavia rappresenta un passo importante. Io per esempio ritengo, a differenza di altri, che l'atto che ieri è stato compiuto dal Parlamento di rinviare a giudizio, di mettere di fronte ai magistrati e alle sue responsabilità Salvini, non sia, come qualcuno dice, un autogol che fa la pubblicità a Salvini, intanto è l'espressione di un ribaltamento del clima politico di questo paese decisivo, e sono anche convinto che non sarà tanto facile dimostrare di fronte ai magistrati che non vi sono stati reati dettati dal delirio di potenza di Salvini e che i suoi atti tutti conseguenti al proposito nascosto e poi emerso di avere pieni poteri sia stato proprio, come dire, giustamente censurato, e che gli sviluppi ci metteranno di fronte probabilmente alle difficoltà ulteriori. Poi voglio anche dire che però sarebbe anche sbagliato immaginare che tutta la polemica politica debba essere rivolta solo contro Salvini, c'è una destra che nel suo complesso sta ristrutturando e su cui sarebbe interessante riflettere. E tuttavia il tema della giustizia ambientale, di quella sociale, collegate io credo per la prima volta in modo così originale proprio da questo Papa, merita di essere ulteriormente scavato. Non sono così ottimista sul fatto che l'opinione pubblica del nostro paese e in Europa e nel mondo sia così convinta della gravità della situazione di fronte alla quale ci troviamo. Neanche le stesse vittime dell'ingiustizia sono consapevoli dei torti che subiscono, e penso che sia necessario, lo dico qui da vecchio militante, che la sinistra abbia chiaro che il suo mandato, la sua missione non può essere quella di essere semplicemente fatta di persone
che hanno buoni sentimenti e un senso forte dei diritti. Bisogna tornare alla critica del capitalismo, non per immaginare che sia necessaria una sorta di palingenesi della società, ma perché analizzando, studiando gli effetti dell'organizzazione capitalistica della società si va anche alla scoperta delle radici dell'ingiustizia sociale e dell'ingiustizia ambientale. E quindi io penso che sia necessario che la sinistra si dia un'identità più nitidamente socialista da questo punto di vista, e cioè che pensi a una radicalizzazione della democrazia in cui rimettere nelle mani delle persone il loro destino, che oggi rischia di essere espropriata non tanto dagli algoritmi, come diceva qualcuno, ma di essere espropriato dalla logica del potere, della violenza, del denaro, della riduzione dell'uomo all'homo economicus, all'uomo a una dimensione, come diceva il vecchio Herbert Marcuse nei tempi della nostra giovinezza, su libri che abbiamo letto con tanta passione. E questa riduzione antropologica è l'elemento fondamentale che io credo debba essere combattuto. Ma come combatterlo? Sono schematizzo, vista anche l'ora. Sono venute alcune domande da Mario e anche da Celeste, cioè come saldare la dimensione della coscienza che si afferma in alcuni pezzi di società, in particolare nel mondo giovanile, con la politica. Perché la politica è così estranea rispetto alla necessità, al dovere di interpretare questi temi, di porli al centro dell'attenzione? E poi come è possibile saldare anche gli interessi, le sensibilità, le esperienze di generazioni diverse? Queste sono grandi questioni che abbiamo di fronte. A me sembra che la risposta sia nella creazione di una cosa nuova che è vecchia e che è stata distrutta, cioè la politica. E lo strumento della politica storicamente sono i partiti politici, che sono un'invenzione del movimento socialista. Perché è da lì che sorge l'organizzazione del partito e poi tutto il resto della politica è costretto a organizzarsi più o meno nella stessa forma. Ora, la sconfitta della politica e la distruzione dei partiti è il grande capolavoro delle forze che hanno finito per dominare la stagione della globalizzazione e poi del ripiegamento della globalizzazione in termini nazionalistici. Perché superata la resistenza della democrazia che si organizza, come diceva qualcuno, in tempi piuttosto lontani, cioè i partiti, c'è stato campo libero non solo per l'affermazione di logiche di potere, ma anche di una cultura che è diventata egemonica e che ha spazzato via qualsiasi resistenza alle tendenze in atto, seminando i germi di un determinismo che è il vero vincitore di questa fase storica, cioè l'idea che se le cose stanno così non possono andare diversamente che così. Allora, organizzare una linea di resistenza e di contrattacco che guardi al futuro, che disegni, come in qualche modo diceva prima Giampaolo, un nuovo orizzonte, un nuovo sole dell'avvenire, per usare un'espressione colorita e sicuramente impropria, compiere questa operazione richiede un lavoro difficile di ricostituzione di forme di rappresentanza che riescano a porre al centro questi temi e che riescano a operare una saldatura tra generazioni, esperienze e interessi diversi. Cioè, qual è il luogo in cui in passato noi, anche qui, siamo riusciti a costruire un'osmosi tra esperienze diverse? E sono stati i partiti di massa. Cioè, io, essendo vissuto in questa zona un po' tutti, sappiamo bene che uno dei modi fondamentali con cui è avvenuta a suo tempo l'integrazione delle persone che venivano dal sud Italia sono stati i partiti di massa. È lì che la gente si trovava e cresceva insieme, discuteva insieme e condivideva esperienze diverse fino a farle diventare un unico progetto politico e persino, come dire, un unico progetto di vita, per così dire. Qualcosa in cui tutti credere e per cui tutti ritenevano che valesse la pena di impegnarsi. Questa è la direzione, io credo, in cui si tratta di andare, ma poi, dato che non è semplice, che c'è un problema di contenuti, ma c'è soprattutto in questa fase un problema di forma, noi ci dobbiamo domandare davvero se le esperienze politiche che sono nate in questa fase storica, a partire dagli anni 90 in poi, conservano una qualche forma di attualità o debbano essere superate. Guardate, io non ho risposte precise, nette, sicure a questa domanda. Penso però che si debba andare oltre,
permettetemi di dire che questa discussione sul risultato dell'Emilia Romagna è stata caratterizzata intanto da una giusta soddisfazione, perché si è evitato il tracollo in una regione simbolo della sinistra, perché si è dato un po' di spazio al governo perché passasse a fare le cose che dovrebbe fare e che oggi non riesce a fare obiettivamente, perché siamo di fronte a una crisi gravissima nel Movimento 5 Stelle, che è il partito che esprime il maggior numero di parlamentari, e a una guerriglia insopportabile da parte dei renziani nei confronti di questo governo. E poi però è stata anche accompagnata da qualche euforia eccessiva, perché siamo di fronte a una destra che comunque in Emilia Romagna supera il 40%, perché siamo in presenza delle campagne in cui la Lega è ancora il primo partito, perché siamo in presenza di una centrosinistra che non viene votata dalla gran parte degli operai, e anche perché siamo in presenza di una lista, quella di Emilia Romagna Coraggiosa, che prende sì il 3,77%, ma di fronte al 4,5% di 2 anni fa, cioè che registra un arretramento, parliamoci chiaro. Non è che il risultato della slide deve fare velo a questo dato di realtà. E allora, rispetto alle domande, alle cose che ci diceva della sua predica Michelini, ma perché non fate questo e perché non fate quello, ci dobbiamo dire che manca la massa critica per fare quelle cose. Questa è la realtà, cioè se non vogliamo nasconderci come stanno le cose, dobbiamo dirci che noi siamo troppo piccoli, ciascuno di noi è troppo piccolo per avere un rapporto non solo con la società nel suo insieme, ma anche con pezzi della società. E quella stessa lista dell'Emilia Romagna metteva insieme 5, 6, 7, non so quante sigle diverse, e guardate che questo non è un problema soltanto perché genera dispersione, eccetera, eccetera, c'è un problema di democrazia. Perché quando si fanno queste cose, lo abbiamo visto anche quando abbiamo messo insieme Liberi Uguali, la democrazia non c'è, ci sono solo rapporti tra piccole oligarchie che si autoinvestono di un ruolo di rappresentanza, che fanno le liste come vogliono, che definiscono gli indirizzi politici come meglio credono, ma senza una reale partecipazione. Allora questa cosa va smontata. Mi pare che anche nel discorso di Mario fosse chiara l'insoddisfazione per una condizione che ci vede ridotti a essere testimoni involontari e spesso anche inconsapevoli di logiche che sono sbagliate e che vanno superate. Allora dobbiamo rimetterci, io credo, a lavorare dentro una prospettiva che sia largamente unitaria nelle intenzioni e fortemente esigente nei contenuti. Non so bene come potrei continuare questo discorso, perché siamo all'inizio eppure abbiamo bisogno di compiere un'accelerazione. E guardate, concludo con una cosa che, se non dico, ho lucera. Io penso che noi ci dobbiamo attrezzare in qualche modo, anche rispetto alle prossime scadenze elettorali locali, perché ci sia una visione unitaria e una proposizione radicale nei confronti in particolare del Partito Democratico. Poi non so quali saranno gli sviluppi di questo rapporto, ma penso che ci sia, come dire, uscire dall'anonimato e dal silenzio e intanto cominciare a dire che noi siamo fortemente insoddisfatti di come l'opposizione non fa l'opposizione in questa città. Ma scusate, vi faccio alcuni esempi, poi chiudo. Allora si concede alla Pinacoteca per una manifestazione islamofoba senza che l'opposizione dica nulla. Avete presente Magdi Allam? Il suo libro in cui dice che l'Islam ha messo fuori legge, e gli si concede uno spazio pubblico che non è stato mai dato a nessuna forza politica. La direzione investigativa antimafia dice che Como è la seconda provincia per locali dell'Andrangheta e non si chiede nemmeno di fare una discussione in consiglio comunale su questa cosa, come in altri tempi sarebbe sicuramente fatto. Emerge che esiste al comune di Como, e non solo lì, una filiera massonica per cui il sindaco, sospettato di essere un massone militante, nomina presidente della fondazione Volta, presieduta al momento della fondazione da Antonio Spallino, e la affida a un dentista massone, il quale nomina consulente Cecchi Pavone, noto esponente nazionale della massoneria. E nessuno dice niente. Non solo, ma a difesa di questa operazione
scendono in campo alcuni esimi rappresentanti della società civile, cioè capi di organizzazione di categoria, e l'ex presidente della Camera di Commercio e dell'Unione Industriali, che ha patteggiato una pena per evasione fiscale e per la corruzione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, e scendono a difendere questo personaggio, questi personaggi. E il difensore numero uno di questa operazione ha patteggiato quella pena dentro un'organizzazione che faceva riferimento a un commercialista capo della massoneria di Como. E nessuno dice niente. Io capisco che si faccia una bella figura a dire che si dà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e si fa la battaglia per il dormitorio, ma quando si tratta di fare un'opposizione e di metterci la faccia, poi l'opposizione non c'è. E allora credo che in questa città dobbiamo metterci a farla. Roberto Aducci. Anche se non mi piace. Io credo, sono giovane e quello che dirò è solo per un confronto. Sarò molto critico rispetto alla sinistra italiana, non il partito in generale. Quindi è solo vedetela come un confronto, non come una lapidazione. Credo che ci sia una visione molto ristretta sia a livello sociale sia a livello geopolitico. I contenuti di cui si parlava sono contenuti prettamente economici e essendo animali sociali viviamo in una società e quindi è utile forse capire di guardare alla collettività, quindi a contenuti sociali. Io non mi definisco né di destra né di sinistra, cioè secondo me bisogna capire che ci troviamo in un sistema liberale e non liberale che è individuale ed è un contenuto prettamente di destra. La sinistra dovrebbe contrapporsi a questa individualità, invece giocando al gioco di chi ha dettato le regole non si fa altro che perpetrare soltanto in maniera diversa quello che è l'esistente. Un esempio può essere, sono due gli esempi che faccio che sono i più impattanti. L'immigrazione, si lotta tanto per i dormitori, se non ci sono i dormitori, se chiudono i dormitori si dice però così non c'è più gente che lavora, si tolgono posti di lavoro. Il fatto è che quel dormitorio non dovrebbe esistere, quel lavoro non dovrebbe esistere, quei migranti non dovrebbero stare in quelle condizioni né qui né da nessun'altra parte, e il tema forse da affrontare è il fatto di stare a casa nostra, noi non aiutarli a casa loro, per dire una. Il fatto che non ci sono contenuti è provato dal processo Salvini. Salvini, per quanto disumano sia, segue un suo ideale. Quell'ideale è supportato da una legge che si chiama Mugabei del 1982, una legge europea, dove permette l'azione che ha fatto Salvini. Quindi attaccarlo da un punto di vista legislativo vuol dire o non conoscere direttamente neanche il tema di cui si tratta, oppure che lo si combatte con dei mezzi sbagliati. Cioè qua ci vuole uno strumento politico. Il fatto che Salvini non faccia scendere delle persone che hanno viaggiato in condizioni pietose, perché eccetera, tutto quello che penso si sappia, è politico. Cioè bisogna contrapporre una visione politica delle cose. Bisogna capire che non siamo in democrazia, secondo me, è una mia opinione. Forse questo potrebbe essere il primo contenuto di cui la sinistra potrebbe occuparsi. La democrazia ce l'ho, posso scegliere la mia libertà se ho dei soldi in tasca, se ho il portafoglio. Più ho il portafoglio, più ho democrazia, fino a diventare democrazia. Questo non è democratico. E ci sono esempi tutti i giorni, non credo sia. Mia mamma ha lavorato per 50 anni, però in nero, un po' pagata contributi. Non credo che sia democratico arrivare a 67 anni e non avere la pensione piena, non ha scelto lei, no? Quanti di voi, quanti parenti che avete, quanti amici sono in queste condizioni? E di esempi ce ne sono infiniti. Quindi piuttosto che stare a raccontarci
mi rilascio un po' a quello che diceva Giampaolo, cioè perfettamente ragione. Quello che va rivisto secondo me sono anche i concetti, il concetto del lavoro, il lavoro nobilita l'uomo, in che senso? Mi nobilita perché mi rende dignitosa, dignitoso nel senso economico della vita, posso permettermi determinate cose, sfizi materiali, o mi nobilita nel senso che io contribuisco al progresso della società, quindi faccio parte di una società che progredisce, che aiuta, e allora sono nobile. Ci sono sfumature, concetti che vanno forse riveduti, rivisti un attimo da un partito, da una politica che si in teoria si manifesta con l'interesse sul sociale, sulla società e non sull'industria, l'economia, la finanza. Questo è forse un punto di confronto che si potrà affrontare più avanti, o stasera. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti do di nuovo la... Non credo di dover avere la parola. Emilio vuole che ti dia la parola. Preferisce ascoltare te piuttosto che la nostra dialettica è così. Voi siete sempre vicini, solo per questo. Io abitavo vicino a lui, lo sai, a 5 chilometri. Devo dire una cosa di Mario è soprattutto un talento tolto al gioco del calcio. È vero, era un buonissimo mediano destro. Ma io non destro. Destro. hai toccato una cosa, pensa che tuttora tengo l'Atalanta e mi hanno provato anche l'Atalanta e mi ha buttato il pallone 2 o 3 volte e io calciavo male di sinistro e mi ha detto torna a casa. Perché la sinistra ci ha fatto male fin da subito. Sono rimasta malissimo. No, io posso solo fare qualche... Beh, innanzitutto è straordinario il campo, ecco, che viene trattato in incontri come questi, no? Cioè, per certi versi è un danno non avere più il partito, ecco, ma si liberano anche delle riflessioni e delle cose, per cui non c'è la linea già fatta prima, no? E questo però non è male, quindi io trovo questa cosa per me di grande interesse e quindi l'ascolto è l'aspetto che io vorrei incassare senza che voi giudichiate le piccole repliche, certo, che io provo a dare. Allora, una cosa che su cui anch'io continuo a riflettere è l'aspetto preponderante che ha assunto in politica quello che si chiama l'interesse, no? Cioè, provate a pensare un momento, e lo dico soprattutto a uno giovane come Roberto Annucci. Roberto, la tensione per cui si partecipava alla vita politica non era la difesa degli interessi immediatamente riconoscibili, quindi era poco conservatore chi entrava in politica, ma era la prospettiva di ampliare a tutti alcuni benefici. Cioè, io l'ho vissuta a lungo così, cioè, per darvi un'idea anche della vita vissuta, io facevo ricercatore
e sono andato a fare sindacalista, ma come me molti facevano. Lui aveva, no? Ciascuno di noi cercava di identificare il rapporto con il resto della società come un compito, adesso non mi viene forse, non tanto comune, quanto piuttosto come un compito che si correggeva stando insieme, ecco, se posso dirla così. Allora, non c'è stata la percezione di chi ha diretto quella, e io ne ho fatto parte un pochino, perché bene o male avevo un ruolo nel sindacato, lo citava anche indirettamente anche Michelini, mi pare. Sì, sì, Michelini. No? Ma l'apporto, se si vuole, che cercavamo di individuare come specifico, era una società che diventava sempre più, ma non nemmeno, guarda, faccio una certa fatica perché la ricostruzione di quel periodo è quasi emozionante, cioè si cercava di dare una prospettiva inclusiva, ecco, se posso dire la cosa, e gli interessi singoli erano per certi versi quasi, come dire, non disprezzati, ma tenuti a bada. Provo a dirvi una cosa che mi è rimasta per sempre in testa. Antonio Pizzinato, il segretario generale della CGIL, in una fase di inizio di grande difficoltà del sindacato, mi dice: sai Mario, qui fra un poco manderanno i commercianti per dare l'idea di un interesse che non era rappresentativo di tutti, no? Ma era invece interno a una prospettiva dentro cui l'individuo cominciava a presidiare proprio le addirittura la sua funzione politica, cioè si rappresentava. E quindi io, se posso dirvelo adesso, ho provato a vivere nel sindacato la svolta verso il corporativismo, che è una cosa che mi aveva impressionato, cioè posso dirlo solo in una riunione così, ma io ricordo che le prime delusioni sullo sciopero per gli contro gli straordinari o per mettere in condizioni di subalternità gli emigrati avvenivano a Brescia, cioè dove noi eravamo i più forti. E quindi, come dire, incominciava a percorrere la società la sensazione che alcuni diritti andavano mantenuti per pochi, perché se li estendevamo li perdevamo. Allora io perché ho voluto fare questo passaggio? Perché guardate che al fondo della crisi attuale c'è l'idea di alcuni governanti, anche nel suo piccolo della Lega, che non c'è posto per tutti su questo pianeta. Capite? Cioè, penso addirittura a questo. Non c'è posto per tutti, perché le risorse di questo pianeta, ormai tutti l'hanno capito, non sono sufficienti a una concentrazione delle ricchezze e a una disuguaglianza così profonda, e quindi che qualcuno se ne vada, cioè sparisca. Se muore in mare, che male fa? Cioè, non sto esagerando. Io vivo in un paese, a Venigono Superiore,
dove quello a cui vado a prendere i giornali mi dice, Mario, sei sempre lì, in casa, cos'è? Ma in fondo quei migranti lì che muoiono, tutti in meno, e lo dice a me. E guardate che per dirlo a me bisogna che lui l'abbia detto almeno a tanti, no? Perché, ecco, adesso provo a dirvi una proprio così come cosa diretta. L'aspetto formidabile di questo nostro arretramento sta nel non aver difeso fino in fondo, lo dico adesso perché qualche colpa ce l'ho anch'io, che ero un po' estremista e quindi un po' fuori dalla... nel non aver difeso il ruolo dei partiti come luogo dove si indirizza la politica, non solo dove si vota o si partecipa, ma dove si indirizza la politica. E quindi l'attacco che ne è venuto molto molto determinato e dichiarato, dichiarato nei grandi documenti a livello internazionale, dalla Trilatera, no, proprio molto insistito, fino a far dire a grandi esponenti del governo americano che era eccessivo il grado di democrazia che i partiti, perché erano questi che facevano democrazia, esercitavano in paesi del Mediterraneo, e infatti sono quelli più colpiti poi, no? La Spagna, la Francia, l'Italia, vabbè. Addirittura quelli che avevano avuto a loro tempo le strette di destra più forti, come a dire alla destra, tornateci insomma lì in quei posti di dove vi hanno estromesso. Ecco, allora questa idea dei partiti come luogo che ricostruisce anche gli interessi, ma soprattutto la finalità dell'associarsi e di partecipare alla politica, va rimesso in piedi, cioè ne sono sicuro. A mio parere, chiedendo, guardate che dico delle cose un po', al PD di non intralciare questo processo, di non volere ricostruire anche nelle forme della rappresentanza non proporzionale, tutte queste, il, come si dice, l'imbuto per cui quando si va a votare il meno peggio, oppure non ci si rappresenta direttamente, ma si fa il voto utile. Guardate che questa storia del voto utile ha ripreso un senso, per fortuna, un po' diverso e nuovo qui nell'emergenza emiliana, ma non può essere la regola sempre. Qui c'era da battere un pericolo enorme, no? E quindi bisognava andare in questa direzione, che debbano riprendere forza i partiti. A mio giudizio lo devono sentire le generazioni nuove, le quali, se posso solo dare un consiglio, devono non essere autoreferenziali, ecco, cioè non pensare che la loro esperienza è un'esperienza di rottura rispetto alle generazioni che c'erano prima. Io l'ho vissuta l'esperienza di rottura, il 68 è stato quello, ma c'era una ragione profonda perché ci fosse quella rottura, riguardava il fatto che i diritti venissero estesi in una maniera assolutamente inconfutabile. Nel nostro caso, nel caso di adesso,
è pericoloso che una generazione attribuisca a quella precedente il fatto di avergli sottratto la possibilità di vivere. È ingeneroso, perché quella generazione di prima ha davvero fatto queste cose orrende di consumare e di sprecare la natura, ma l'ha fatta dentro una prospettiva sociale per cui i lavoratori o i figli dei lavoratori potessero andare a studiare, potessero... Cioè, dico queste cose con un po' di fatica, perché non bisogna tagliare in questo momento con l'accetta la riflessione che ci viene ad esempio offerta dai giovani, partendo ad esempio dal concetto che di tempo, riproduzione, genere, diversità, diritto alla vita e così loro hanno e che noi in un certo qual modo abbiamo sottovalutato. Cioè, noi abbiamo giocato la sopravvivenza in buona parte, ecco, però bisogna, per certi versi, se posso dirlo, capirsi e farlo all'interno della ricostruzione della rappresentanza. Io oggi credo di più ai movimenti che non ai partiti, perché i partiti si portano dietro quell'eredità che ho detto all'inizio, nell'introduzione, che fa risalire agli errori nel passato gli effetti che si producono nel presente. E vi assicuro che non è sufficiente ricostruire così la storia. Questa è una storia che possono fare così i romanzieri, che possono buttare lì. Ecco, è una semplificazione che toglie, tra l'altro, funzione, posso, è l'ultima cosa che dico, ha una risorsa straordinaria che, ad esempio, io scopro adesso e non avevo capito abbastanza quando ero più direttamente compromesso con la politica e l'azione sociale. Cioè, noi abbiamo una Costituzione che ha una capacità di visione del futuro molto più grande di quanto noi non l'abbiamo praticata. E tutte le volte, difatti, se è impressionante questo, che viene attaccata la Costituzione, la risposta popolare, che sembrerebbe improbabile, invece si ricostruisce. Cioè, piuttosto che toglierci quelle prospettive, le teniamo. Ecco, mi sembra anche questo... non viene dagli anziani, ad esempio, questa sensazione, eh? Ai referendum o a queste cose, sono più i giovani che si spostano su questi aspetti di quanto non lo siamo noi. Ecco, perché sono tornato su, e poi vorrei che fosse lei, io ad esempio... Credo che la sinistra abbia bisogno di un'unità faticosa, ma di un'unità da ricostruire. E lo dico di nuovo, il maggiore ostacolo potrebbe essere l'eredità che il PD si porta dietro. Io la vedo così. Cioè, ho molto paura che il renzismo non sia stato soltanto un fatto occasionale, ma era l'idea che si dovesse decidere nella società a colpi di maggioranza. Ecco, io ho sempre in mente una cosa che avevo studiato quando facevo ancora il ricercatore. Heisenberg, che l'autore del principio di indeterminazione, scrive un libro che si intitola Indeterminazione e democrazia.
una cosa incredibile, no? E dice: io sono convinto che la rappresentanza in democrazia non possa che essere proporzionale. E dice, vi spiego perché. Perché io posso considerare la probabilità di un evento, parlava della quantistica, perché esamino tutti i casi possibili, al limite anche quelli che non sarebbero probabili. Ma tutti hanno, nel calcolo che io eseguo, la stessa legittimità. E insiste, e siamo in un periodo in cui Hitler sta diventando ormai quello che sta diventando, insiste e dice: bisogna che le forze che ancora sono vive in Germania si rappresentino ciascuna con i propri numeri, con le proprie forze. Ecco, è un'idea, ad esempio, questa della democrazia in cui i partiti sono dei soggetti che anche quando si riducono, ecco, si potenziano se diventano capaci di essere unitari, possibilmente. Ecco, io questo l'ho imparato da non molto, insomma. Ero facilmente disponibile a segnare prima di tutto il confine e poi stabilire quale fosse il campo su cui giocare. Mi sembra che oggi noi abbiamo, parlo per Sinistra Italiana, però adesso devi dirlo tu, una funzione chiave, cioè essere dei punti di riferimento per la costruzione di una sinistra radicale. Radicale vuol dire non una cosa che va fuori dai binari, insomma, ma che quando esprime valori o convinzioni le mantiene, le rappresenta, in un certo qual modo è disposta anche a venire sconfitta e a riconoscere la sconfitta. Io ho vissuto una fase in cui le sconfitte non le riconoscevamo. Se volete un esempio, io ho vissuto la questione della lotta alla Fiat, in cui alla fine celebravamo tutti la vittoria. Ecco, se avessimo imparato che lì cominciavamo a perdere invece il terreno su cui eravamo ben piantati, forse avremmo evitato le sconfitte vere. Però io ho parlato un po' così, vi chiedo scusa. Grazie. Io spero che Sinistra Italiana sia in grado di essere un riferimento, di avere questa funzione chiave che Mario ci assegna. Su questo diciamo che non sono proprio serena. Io spero che tutti insieme riusciamo a ricostruirla una sinistra, perché la cosa che ho imparato io proprio dalle sconfitte, da queste frazionamenti a volte veramente inspiegabili, e che dobbiamo invece imparare a essere uniti, come dici tu, ma rispettare le differenze, perché questo non avviene molto all'interno dei nostri micropartitini, e questo le persone normali ce lo rimproverano, ovviamente, perché la nostra incapacità a stare insieme, vista dall'esterno, risulta veramente comprensibile. Questo ce lo dobbiamo in qualche modo dire. No, a me è stata molto utile questa riflessione che ha fatto Mario su, io credo più in questo momento, nei movimenti che non nei partiti. Io credo che i movimenti siano l'elemento fondamentale per i partiti, che quando non ci sono movimenti nella società, i partiti
sono di fatto persi perché non riescono più a vederla una loro funzione reale. Penso però che, giustamente Emilio diceva, noi non riusciamo a fare tante cose perché non abbiamo veramente la massa critica per farla. Penso però che più diventiamo piccoli partiti, come purtroppo ci capita di vivere in questa epoca storica, più abbiamo la necessità di farci attraversare dai movimenti e soprattutto di esserci dentro, perché altrimenti, dico, a me sembra proprio una banalità e la dico a ruota libera, se noi non siamo nelle pratiche sociali, chi vogliamo che ci voti mai quando noi ci presentiamo alle elezioni? Perché se continuiamo a votarci soltanto noi, che nei partiti ci siamo, vediamo che i risultati sono veramente molto, molto, molto modesti. E, vabbè, io ringrazio tutti, penso che non ci siano conclusioni da trarre, spero che questo sia soltanto un primo momento e che il confronto possa continuare. Sono assolutamente d'accordo che sarebbe necessario anche un confronto sulle politiche sul nostro territorio. Noi a Como stiamo vivendo una stagione veramente molto molto difficile, però anche qui purtroppo non facciamo altro che segnare l'incapacità a stare insieme anche in un momento in cui all'opposizione sarebbe più facile esserlo, ecco. Però fatichiamo anche in questo. Vabbè, che dire, siamo in un momento che definirei tumultuoso, per cui dobbiamo in qualche modo tutti quanti attrezzarci a guardare al futuro senza voltarci troppo indietro, perché altrimenti non riusciremo a davvero a stare insieme e a svolgere il ruolo che dobbiamo invece necessariamente svolgere, perché non possiamo in nessun modo in questo momento rinunciare alla democrazia e sicuramente in una condizione di grande difficoltà come quella attuale anche gli stessi sconvolgimenti ambientali io temo che ridurranno ulteriormente la nostra democrazia, e per incidere dobbiamo necessariamente riconquistare una credibilità che abbiamo perso, e per riconquistarla dobbiamo avere una forma diversa, una modalità diversa, perché la modalità che ci è appartenuta fino ad ora evidentemente non ha funzionato. Noi non possiamo pensare, sono convintissima che serva un'organizzazione, ma non possiamo pensare oggi a riproporre un'organizzazione novecentesca come quella che abbiamo conosciuto e alla quale probabilmente ci siamo affezionati e alla quale non sappiamo rinunciare. La nostra forza sta nel fatto di riuscire a rimanere con i piedi ben saldati in questa realtà brutta che stiamo vivendo, ma riuscire ancora a guardare e avere delle utopie. Arrivederci.